Porgo a tutti un cordiale benvenuto e con voi lo rivolgo a Don Stuboletti, che ha accolto l'invito ad essere tra noi e ad arricchirci con la sua ben nota passione e sapienza su ciò che attiene alla famiglia, specie la famiglia che scaturisce dal matrimonio sacramento. A Don Renzo porgo anche il saluto del Vescovo, che a motivo della visita pastorale che sta facendo nella zona di Cera e Gualdo non può essere presente. Per chi non lo conosce, ma penso sono pochi, Don Renzo Boletti è un sacerdote che ha fatto del tema famiglia lo scopo principale di tutto il suo ministero. Non per caso, molte coppie e famiglie che da decenni lo conoscono, lo seguono e sono beneficiari della sua sapienza, lo definiscono un profeta dei nostri tempi sul matrimonio sacramento. E ha ragione, perché per quel che io pure conosco, perché ho avuto la grazia di fare un percorso con lui negli anni scorsi, posso confermare che non vi è definizione più azzeccata e direi anche bella. Don Renzo, scrivo con me, la considererà forse celebrata, ma ci dice il Vangelo, si accende forse una lucerna per metterla sotto il moggio, o non piuttosto sotto il candelabro perché illumini tutti coloro che sono nella casa? È stato per decenni direttore dell'Ufficio Nazionale di Pastorale della Famiglia. In quegli anni c'è stato un poderoso sviluppo ed una vera fioritura della spiritualità coniugale familiare, i cui effetti stanno arrivando ancora oggi nelle nostre diocesi e, non tutte le parrocchie, ma in molte parrocchie. L'impulso che Giovanni Paolo II ha dato con la esortazione apostolica Familiaris Consortio ha trovato una seconda corrispondenza nell'Ufficio Nazionale diretto da Don Renzo, il quale ufficio ha promosso molti convegni nazionali sulla spiritualità coniugale familiare. Per la realizzazione di questi convegni hanno dato il proprio apporto alle università di teologia, gruppi famiglie, movimenti cristiani, ordini religiosi e congregazioni in una sinergia straordinaria. Furono realizzati questi convegni a Rocca di Papa e da essi sono scaturiti importanti pubblicazioni, gli atti, libri, articoli e ancora di più va sottolineato una presa di coscienza di tante diocesi di quanto lo Spirito stava suscitando nella Chiesa e per la Chiesa. Sulla pista tracciata allora si continuano a svolgere i convegni annuali sulla spiritualità coniugale familiare anche oggi, come l'ultimo appena concluso a Bagno di Nocera qualche giorno fa. In quegli anni, fra le tantissime iniziative, Don Renzo ha lanciato il progetto Parrocchia e Famiglia, seguito da un discreto numero di parrocchie che si sono preparate e cimentate con questa coraggiosa modalità di animare la pastorale parrocchiale. Ora Don Renzo lo sta realizzando in maniera esemplare nella sua parrocchia di Popolone, vicino Verona, dove speriamo di andare anche noi alla fine di giugno, e ovviamente l'invito, approfitto, è aperto anche a quelli della mia parrocchia e anche oltre, se possono, se vogliono venire. Un modello che sempre più si pone all'attenzione di altre parrocchie che vedono la necessità di imboccare una diversa strada, la strada della famiglia, per dare vitalità ad una pastorale parrocchiale assistita. Il tema dell'incontro di oggi, il corpo dato per amore, ci è stato suggerito dal lavoro che Don Renzo ha pubblicato appena un anno fa, nel 2011, ove, attraverso una serie di meditazioni, offre alle coppie un paradigma, Cristo e Eucaristia, che spezza il suo corpo per la Chiesa, cui ispirarsi e ritrovarsi per vivere la relazione coniugale come via di santificazione. L'argomento non è nuovissimo,
Lo è invece l'approccio e la determinazione di sviscerare il mistero irrisolvibile dell'amore dello sposo per la sua sposa, dove il Signore Gesù spezza il suo corpo e lo offre per l'amore alla sua Chiesa. L'argomento fu già oggetto di riflessione a più voci nel quarto convegno di spiritualità coniugale familiare svolto a Rocca di Papa nel 2000. I contributi furono pubblicati in un unico testo dal titolo Eucaristia e matrimonio, unico mistero cruciale. È veramente edito dalla Città Nuova, è veramente una miniera. Gli autori di tali contributi sono noti al variegato popolo degli animatori della pastorale familiare, almeno lo posso affermare per quanto attiene alla nostra diocesi, perché moltissimi di loro sono venuti a parlarci, quindi i nostri operatori, i nostri animatori della pastorale li conoscono. Fin da allora quella riflessione costituisce una vera miniera per approfondimenti venuti o che possono avvenire alla luce. Ricordo qui fugacemente un caro sacerdote ed amico, Pierluigi Cusmitta, che è venuto più volte a condividere con i nostri animatori della pastorale familiare la sua passione per la famiglia. La sua testimonianza si caratterizzava per una non comune capacità di rendere accessibile e fruibile da parte di tutti il tema, il concetto anche di questo nostro incontro. Ricordo qui la pubblicazione, una delle pubblicazioni che lui ha fatto e che dice appunto: amarsi sino alla fine, Eucaristia e matrimonio, unico mistero nuziale, edito da Cantagalli. Grazie della vostra attenzione e della vostra presenza, un'attenzione che sono certo non mancherà di prestare non volenti, perché appunto merita. E a lui cedo subito la parola, ringraziandolo ancora. Buongiorno a tutti, grazie della vostra attenzione, grazie a Padre Michele, si è detto parole grandi, ma credo che sul piano della passione per la famiglia ci troviamo fratelli. Non mi noterei decisamente sul tema con quest'unica parola di introduzione, che sia un pomeriggio nel quale potete dire: non abbiamo incontrato Lorenzo, abbiamo incontrato il Signore che ci ha parlato. Io voglio salutare appunto Gesù risorto, presente in questo nostro incontro, e questo che lo qualifica è la sua presenza in mezzo a noi, e lui rende queste mie parole, come sa fare, moltiplicate. Quei due pani e due pesci possono diventare pane spezzato per ciascuna persona nella sua situazione. Quindi il Signore parlerà attraverso di me, ma di là di me, a ciascuno di voi. Eucaristia e matrimonio sono molte le prospettive con le quali noi diciamo questo argomento, li troverete in questo testo. Io vi offro soltanto un profilo che mi sembra quello iniziale e fondante. Mettiamo in evidenza quel momento speciale, quella cena, quella notte, dove la promessa del dono reciproco si compie. E qui già avete intuito quella cena speciale dove si compie il dono d'amore di Gesù per la sua comunità sposa, ma quella cena speciale a cui voglio fare riferimento, che tocca anche la vita delle coppie. Ci lasciamo appunto accompagnare dalla cena dell'intimità di due sposi, che non si riferisce primariamente a una cena o a un pranzo di nozze, ma fa riferimento a tanti momenti di coppia con o senza cena, che manifestano in modo più evidente il realizzarsi della promessa del dono reciproco. Perché partire da questa lettura della vostra cena di intimità, del vostro momento che avete vissuto, pensate chi di voi è fidanzato, chi è sposato, ripensi un po' la storia, a partire da quell'esperienza umana troviamo alcune lettere dell'alfabeto che ci aiutano ad interpretare quella cena dell'intimità che è quella di Gesù.
poi partendo dalla vostra esperienza vi accorgerete come quella cena vi farà ancora più impressione. Non è difficile per gli sposi individuare questo momento nella propria storia di coppia. Corrispondono a quel prendersi il tempo di stare insieme, di fermarsi. Ma è un fermarsi dove tutto il resto, anche se importante, per un po' sembra perdere colore, per dare risalto unicamente alla bellezza dell'esserci, io tu. Date ciascuno di voi a pensare al vostro momento forte, momento alto. Quel godere innanzitutto della presenza di lei, di lui. Quando scatta il desiderio, vi ricordate in quella cena, in quel passeggio, su quella panchina, in quel bosco, su quella riva, sulla spiaggia del mare, quando è scattato il desiderio di dire all'altra persona ti amo. Dalle labbra dei due sgorgano le parole che fanno defluire l'anima dal cuore e come per un prodigio le due sorgenti distinte d'amore diventano un fiume che ha un solo contenuto, l'amore. E il mio e il tuo si confondono e diventano un unico canto d'amore. Le pause di silenzio in quelle circostanze consentono allo spirito di suonare melodie di amore non componibili nello strumento umano della parola. Sono cose che sperimentate voi. In certe circostanze ti accorgi che è più intenso guardarsi negli occhi che non parlarsi, perché le parole non riescono più ad esprimere tutto quello che hai dentro. E se cadono le lacrime, sono luci che si accendono lungo il fiume dell'amore per farne brillare ancora più lo scorrere in piena. È qui dove la distinzione dei due diventa il più grande dono. Essere uno, una sola carne, e a conferma di una volontà precisa di ciascuno, di essere se stesso per essere totalmente donato a questo tu, a questo e solo a questo, in un gioco d'amore dove ogni particolare sembra contenere il tutto e il più piccolo gesto sembra svelare il mondo dell'amore e il tutto che si vive vorrebbe eliminare il tempo per fissarsi fin da ora per sempre, nell'eternità. Ma come? C'è passata un'ora? Ma come? O finisce il tempo in questo momento? Spero che lo siate detti in questo momento. Finisce il tempo in questo momento. È una cena, la cena dell'intimità, che desidera e contiene il futuro. Il futuro più bello che si possa desiderare. Io voglio darti tutto di me. Io voglio darti tutto di me. Io sono pronto a raccoglierti tutto. È sull'onda di queste poche note suonate lungo il vissuto di una coppia di sposi che andiamo a leggere un'altra promessa che si compie, un'altra cena dell'intimità. È quella di Gesù con gli Apostoli. Allora tenete fisso nel cuore la vostra cena, ripeto cena tra virgolette, perché corrisponde a questo momento di intimità che avete vissuto come coppia. E alla luce di questo che portate nel cuore, andiamo a leggere la cena di Gesù. Primo, anche per Gesù è la cena dell'intimità. Perché è sognata, è pensata, è voluta. Avete presente anche il vostro appuntamento? Dovevamo vederci, dobbiamo vederci quella sera, quella cena, quel passeggio, noi due soli. E speriamo che non mi venga l'influenza, speriamo che non mi venga la tosse, speriamo che... Perché è troppo importante. Anche per Gesù quella cena è sognata, pensata, voluta, desiderata come un momento speciale. Lo percepiamo dal suo linguaggio, l'ora, l'ora. Per Gesù è un tempo preciso, importantissimo. È giunta l'ora,
Questa è l'ora, quando fu l'ora. Quasi ci fosse dentro una spasmodica attesa e un appuntamento imprescindibile. Tutto conduceva a quest'ora, a questo tempo. Saremo noi soli. E potrò finalmente svelarti quando ti amo. Questo momento speciale, anche per Gesù, va vissuto in un luogo speciale. Andate e preparate per noi la Pasqua. Egli vi mostrerà una sala al piano superiore, grande, addobbata, là preparata. E Luca 22:8. Quanto Gesù ha desiderato questa cena. Ho ardentemente desiderato mangiare con voi questa Pasqua. Poi lo ripeteremo ancora. Da lì si coglie il significato che a quell'ora, giunta l'ora, andate preparati. Ho ardentemente desiderato. Noi sappiamo cos'è per noi umani desiderare. Desiderare anche un incontro dove si dona il corpo per amore. Ma com'è il desiderio di Dio di donarsi? Qui bisognerebbe solo mettersi in ginocchio, fa silenzio. Quanto è grande il desiderio di Dio di donarsi. Secondo, è la cena dello svelamento. Lo svelamento di un amore sorprendente, non prevedibile, così grande. Ho ardentemente desiderato. E qui bisogna proprio rimanere stupiti. La creatura, io, noi, quei 12 desiderati. La creatura desiderata, bramata dal creatore. È ciò che esclama nel cantico dei cantici l'amata. La creatura, la chiesa dell'amato, la sua brama è verso di me. Oppure la tenerezza descritta sempre nel cantico dei cantici, la sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia. È un fuoco d'amore che tutti i fiumi non possono estinguere. Io, noi, ardentemente desiderati. Bramanti. Ma da quando Dio desiderava arrivare a questo punto straordinario di unità? Che attesa c'era in Dio? In Giovanni sentiamo: fuoco venne a portare sulla terra e che cosa desidero se non che si accenda? Terzo punto, nell'intimità dell'incontro sgorgano i pensieri e i gesti più intimi e si dichiarano le intenzioni più profonde. Voi siete esperti di questo, proprio in questi momenti che viene fuori tutta la sensibilità. Sentiamolo dalle parole del Vangelo, sapendo che era giunta la sua ora, li amò sino alla fine. Deposi le vesti, cominciò a lavare i piedi. Il gesto dell'umiltà, dello schiavo, ma anche dello sposo, della sposa. Questo spogliarsi di Gesù, questo abbassarsi. Erano gli apostoli che avevano visto, come dire, la carriera folgorante agli occhi esterni del mondo di Gesù. Miracoli riconosciuto, vogliono farlo re, tutti lo rincorrono, tante guarigioni. E questo spogliarsi, e non solo del vestito, ma è uno spogliarsi di ogni distanza, di ogni dignità, come per dire io e te, io e tu, comunità sposa, e voi, comunità di discepoli. E poi
oltre i segni e le parole, il dono del corpo. Del corpo dato per amore, per realizzare una unità inimmaginabile. Dentro parole estremamente semplici, come si fa quando ci si svela un segreto? Prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Prendete, bevetene tutti, questo è il mio sangue. Le nozze di Dio con l'umanità, iniziate nel grembo di Maria e che si manifesteranno pienamente in cielo, si realizzano qui per me. Beati gli invitati alle nozze dell'agnello, paradiso anticipato, veramente beati. Non ci stupiremo mai abbastanza nel contemplare l'Eucaristia e nel viverla. L'Eucaristia crea l'unione più alta sulla terra che possa esistere tra Gesù e ogni persona umana. Non c'è nessuna unità più alta. Voi potete fare 30 notti di digiuno e preghiera, ma l'Eucaristia è l'unità più alta che esiste tra me creatura e Dio creatore. È la più alta unione spirituale, ma è anche inseparabilmente fisica, corpo a corpo, carne con carne, cuore con cuore, anima con anima. La sua anima si unisce alla mia. Il suo spirito si unisce al mio, perché la sua carne si tesse con la mia carne, il suo sangue scorre nelle mie vene. Contatto immediato, tangibile, palpabile. Nell'incarnazione il Verbo di Dio ha assunto la natura umana. Nell'Eucaristia Cristo personalmente fa unità con il mio corpo. Osservate il ragito. Nell'incarnazione il Verbo di Dio si fa carne nel grembo di Maria. Si unisce alla carne umana. Nell'Eucaristia si unisce alla tua carne, alla tua, alla tua, alla tua. E nessuna carne, se vuole, può rinunciare a questa unione. È il vertice dell'incarnazione. Là il Verbo di Dio si fa carne ed è Gesù. E Maria porta in grembo quella persona, il Figlio di Dio fatto uomo. In ogni Eucaristia il Figlio di Dio fatto uomo si unisce alla mia carne. Questa umanità è permeata da una presenza di Dio invisibile. Per me l'Eucaristia è la rivoluzione più alta che possa esistere al mondo. Rivoluzione culturale, ideale, strategica, pastorale. Non c'è nulla di più alto nella Chiesa dell'Eucaristia. Scrivetelo, stampatelo, scolpitelo, ditelo, celebratelo. Non c'è nulla di più grande dell'Eucaristia nella Chiesa. Nulla! E poi quando si gira per le Chiese e vedi che tutto è importante, bello, brillante, i fiori, ma nemmeno un cenno di saluto al tabernacolo. Viene da dire, ma che chiesa sei? Ma chi hai sposato? Ma chi hai dato il tuo corpo? Ma con chi fai l'amore? Con i fiori? Con l'organizzazione? Con il gruppo? Con l'associazione? Ma con chi fai l'amore tu? Ma ci credi che quello è il Figlio di Dio? Nell'incarnazione il Verbo di Dio ha assunto la natura umana, nell'Eucaristia Cristo si fa uno con ogni natura umana e così scopriamo la preziosità di ogni persona. È possibile unità con il corpo di Cristo risorto. Sentite cosa dice Sant'Efrem di Siria, perché ho paura che qualcuno, quando dico queste cose, dico oddio che cose grosse, ma questo prete qui è eccessivo. Sant'Efrem di Siria.
Il suo corpo è mescolato ai nostri corpi, il suo sangue scorre nelle nostre vene, la sua voce invade le nostre orecchie, il suo splendore le nostre pupille. Quando lo ricevi, è lui in realtà che riceve me. Quando lo ricevo, è lui in realtà che riceve me. Quando il suo corpo viene nel mio corpo, è lui in realtà che mi prende nel suo corpo. Un autore famoso, Nicola Cabasillas, del XV secolo, arriva a dire: nel banchetto eucaristico lo facciamo più intimo e nostro più di tutto ciò di cui ci ha dotato la natura. Quando ho letto questa espressione qui nel capitolo lì di questo libro di Cabasillas, sono rimasto stordito. Cioè Gesù appartiene a me e in me, io sono di lui, di più di quanto il mio cuore non appartenga al mio corpo. San Giovanni Crisostomo, vescovo di Costantinopoli nel VI secolo, mette in bocca a Gesù queste parole: mangiami, bevimi. Quasi traduce, no? Quel desiderio ardentemente: mangiami, bevimi. A me non basta possedere nel mio corpo le tue primizie in cielo. Cioè, io non voglio mica aspettarti il paradiso. Basta che ad aspettarti che tu venga in paradiso. A me non basta possedere nel mio corpo le tue primizie in cielo. Ciò non soddisfa il mio amore. Io continuo a scendere sulla terra, e non soltanto per mescolarmi con te, ma per slanciarmi in te. Vengo mangiato, sbriciolato, triturato, perché profonde siano la mescolanza, la funzione e l'unione. Le cose che si uniscono restano ciascuna a se stessa. Io invece mi insinuo in te da tutte le parti. Non voglio più niente fra noi due. Voglio che noi due diventiamo uno. Ma fin dove vuole arrivare Gesù? Capite che veramente un amore pazzo, dietro l'Eucaristia c'è Dio. Qualche volta lo dico in battuta, ma sono ogni volta che ne parlo profondamente persuaso che l'Eucaristia è una via alla dimostrazione di Dio, perché solo Dio può essere così, solo Dio può avere pietà, solo Dio, il nostro Dio, può essere così capace di perdere tutto e unirsi a me personalmente. Sentiamo dalle parole stesse di Gesù fin dove Gesù vuole arrivare. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così chi mangia di me vivrà per me. Io, uno con Gesù, come Gesù è uno con il Padre. Capite che siamo fuori? Io uno con Gesù, come Gesù è uno con il Padre. Comunicando col corpo di Gesù, viviamo di Gesù, per Gesù. È quindi una assimilazione, è comunione non solo di due corpi, di due menti, di due volontà, ma è assimilazione all'unico corpo, all'unica mente, all'unica volontà di Cristo. Significa che la carne incorruttibile e datrice di vita del Verbo incarnato diventa mia. Ma anche la mia carne, la mia umanità, il mio corpo, quel corpo che disprezza, quel corpo che sento appesantito dai peccati, questo mio corpo diventa di Cristo e fatto proprio da me. Perché Cristo non ha vergogna del mio corpo. Quale intimità? Eppure questa intimità è timido annuncio di ciò che sarà dopo la nostra morte. Quando questi nostri occhi vedranno il Salvatore, è la cena dell'intimità che contiene il futuro.
non ti lascerò mai. Quali nozze tra Dio e l'umanità, tra Dio e ciascuno di noi, tutti raggiungibili nella storia, nel nostro tempo e nel nostro luogo. Gesù ha trovato il sistema per annullare il tempo e collocarci oggi a tavola con Lui in quella cena dell'intimità per poterci dire, oggi come allora, prendi e mangia, questo è il mio corpo, per questo sono giunto a quest'ora. Ha trovato il sistema per dire, non considerarti lontano perché sono passati 2000 anni da quella cena, ma pensi che il mio amore si sia fermato 2000 anni? Pensi che il tempo possa essere un ostacolo per me? Il tempo e lo spazio. Ha trovato il modo per cui l'ultima cena sia possibile per me oggi. Per cui chi di noi ha partecipato alla messa oggi o ieri sera ha avuto l'appuntamento di questa cena. Ha cancellato tutto il tempo, tutto lo spazio, per rendere possibile a Lui di unirsi a me. Vi rendete conto fin dove arriva? Ho ardentemente desiderato, mi ha aspettato, mi ha rincorso, mi vuole, non mi molla. Sono nozze, l'Eucaristia, in stato celebrativo permanente qui sulla terra, perché ogni uomo a questo è chiamato, ad unirsi a Gesù. Questo è ciò che ha vissuto Gesù, quello che ha fatto Gesù in quella cena dell'intimità. È da questa vetta divina, vedete questa parola, da questa vetta divina delle nozze, che possiamo scoprire la verità profonda del matrimonio e delle nozze umane. Siamo esattamente come nel sistema solare. Che cos'è che illumina il matrimonio? Cos'è che fa capire, l'uomo d'oggi parlo a cattolici, cristiani, cos'è che fa capire tutta la luce che è nascosta dentro il matrimonio? Un corso sul sacramento, una spiegazione, una predica di Don Renzo, cos'è che fa capire la grazia sacramento del matrimonio? È questa vetta, questo sole, come nel sistema solare. La terra, la sua identità, la sua preziosità, la sua ricchezza e possibilità di sviluppo c'è solo perché gira attorno al sole. Così il rapporto fra le nozze di Gesù, l'Eucaristia, e le nozze di ogni uomo o donna. Vuoi capire le tue nozze? Le capisci solo alla luce del sole, che sono le nozze di Gesù con l'umanità, con ogni persona. Sono le nozze di Gesù, questa unicissima, scusate il neologismo stupido, ma l'unicissima unità pensata da sempre tra Dio e l'umanità, che tocca il vertice e rende possibile a ogni uomo che vive su questa terra di diventare un corpo solo con Cristo. Nozze assurde, infinite, perché anche a Lampione che viene rifiutato, Cristo è tutti noi, il mio corpo. Anche la persona più dimenticata che muore da me, ti do il mio corpo, è la promessa di dignità che dà Dio, non quelle che diamo noi le nostre carte, le nostre leggi. Quali nozze più alte le mie? Lui e lei, che belli che siamo, che bella foto. Dove sono le nozze più alte? Cos'è che illumina? Qual è il sole che fa capire che universo straordinario c'è dietro ogni coppia di sposi? Sono le nozze di Gesù, questa unica unità tra Dio e l'umanità, fra Dio e le persone. Il riferimento, la sorgente, il sole che partecipa della sua luce, della sua forza alla coppia umana. Solo guardando quelle nozze voi capirete a che tipo di mistero siete chiamati. Se no dovete accontentarvi di fare nozze civili o convivenze. Ma perché voi cristiani sposati non entrate dentro nell'orbita solare?
Ma perché vi misurate con le altre coppie che non credono, che non hanno la grazia dello Spirito Santo? Voi partecipate di quel tipo di nozze. Siete attualizzazione, presentazione, allungamento e spiegazione di quelle nozze. Ah, se avvengono due, ma tu sapessi, quelle nozze, noi siamo qui per dirti, noi siamo il lumino, ma c'è il sole. Noi capiamo che cos'è la luce guardando il sole. Noi capiamo cosa sono i nostri, cosa sono chiamate a dire le nostre nozze. Le nostre nozze non sono chiamate a dire noi due, le nostre nozze di noi due sono chiamate a Dio, a dire che Dio fa nozze, che Dio fa nozze con ciascuno, che vuole che quel sacramento si immedesima, partecipa, entra dentro, permea tutta la realtà dinamica, psicodinamica, uomo-donna nella pienezza del loro dono reciproco, per dire racconta a tutti le nozze di Dio, racconta a tutti questa speranza, di a tutti, canta il cantico dei cantici e la tua carne sia di dire questa bellezza dell'amore di Dio. Ma quale vocazione avete voi sposi? Nella cena dell'intimità di Gesù ci sono in anticipo già le mie nozze personali con Dio in Gesù suo figlio, ci sono le nozze di tutta l'umanità chiesa con Gesù. Solo in questa prospettiva si illumina di immenso la mia cena dell'intimità, quella che abbiamo descritto prima, quella che abbiamo descritto prima. Infatti, a questo punto cosa possiamo dire? È solo una vocazione all'amore infinito. Quella vostra cena straordinaria che sa di infinito era la prima lettera dell'alfabeto, A, per poi dire tutte le lettere dell'alfabeto che sono in Dio e fare il cantico dei cantici. Si illumina di immenso la vostra cena dell'intimità, perché gli sposi sono chiamati a dire queste nozze grandi. Questo, come chiama Paolo, mistero grande. La cena dell'intimità non è il sole, ma il riflesso di luce che viene dalla sua cena dell'intimità. Staccare la Terra dal sistema solare significa condurla ad un impoverimento di tutto, ad un freddo glaciale. È quello che stiamo sperimentando. Coppie sempre più povere. Coppie che giocano alla sopravvivenza, coppie che resistono, coppie che non resistono. Ma è come un fiore volesse crescere senza il sole. Così la cena dell'intimità degli sposi, mentre li fa vivere dimensioni profonde di reciproca intesa e donazione, possono sentire che qualche cosa di infinito l'ambisce, come l'onda con la spiaggia, l'ambisce e tocca il loro donarsi, quasi avvertendo il confine tra finito e infinito, fra tempo ed eternità. Cioè anche quando avete vissuto la vostra cena dell'intimità, già là vi accorgevate che c'erano dei confini che sparivano. Il confine tra finito e infinito, quanto ti amo? Non dirvi quanto. O qui per sempre, fra tempo ed eternità, sperimentando i frammenti che il potere, la forza dell'amore, supera ogni altra realtà umana. Staccare il matrimonio da questo orizzonte che ci è dato dall'Eucaristia è come staccare il grappolo dalla vite che lo ha prodotto. Potrò gustare il frutto di un grappolo, ma non avrà più chi lo produce in abbondanza. Potrò gustare il frutto, ma non saprò mai qual è la squisitezza del vino che esso può produrre al termine della mia vita. Le mie nozze sono dentro quelle infinite nozze. Le mie nozze sacramento sono nate da quelle nozze. Tutta la teologia che potrebbe essere chiamata in campo, per dirvi sinteticamente, per il sacramento del matrimonio, gli sposi partecipano
di queste nozze di umanità, Cristo e Chiesa. Alla luce dell'origine e del destino delle mie nozze, scopro lo scopo delle mie nozze. Quindi mi piacerebbe fare un'indicazione solo su questo aspetto, escatologico delle nozze. Alla luce delle mie nozze scopro il destino delle mie nozze. Io perché mi sono sposato? Perché mi sono sposato in chiesa? Ho fatto il sacramento, solo il sacramento. Sono sacramento per dire le nozze grandi, quelle infinite, quelle altissime. Si illumina il dato del sacramento del matrimonio, mistero grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. L'intimità di Gesù con la sua comunità nell'ultima cena, l'Eucaristia, trasforma l'intimità di ogni coppia di sposi. Mentre Gesù in persona, in ogni Eucaristia, rinnova il gesto straordinario delle sue nozze, chiama gli sposi ad essere spiegazione, attualizzazione, satelliti del sole che dimostrano gli effetti e la potenza, chiamati a dire le nozze di Dio. Gli sposi sono annuncio, testimonianza, ma non solo, sono anche capaci di trasmettere, di donare, ma non nella parola, di trasfondere, sono diffusivi, è un sacramento efficace, cioè che rende possibile il dono. Alla luce dell'intimità unica dell'Eucaristia, gli sposi possono comprendere la loro identità profonda, il percorso possibile di crescita e la missione. E allora alcuni punti proprio per andare a toccare queste conseguenze che derivano appunto dall'aver scoperto la sorgente delle nozze. Come si scopre l'identità profonda del sacramento? I due, non soltanto un maschile e un femminile che si uniscono, non sono soltanto un maschile e un femminile che si uniscono, nemmeno soltanto questo uomo e questa donna, ma i loro imprinti, il loro DNA, li rimanda, sono direttamente collegati all'unione di Gesù con la Chiesa, che nell'Eucaristia viene continuamente ripetuta, celebrata, vissuta, cantata. Ogni Eucaristia dice: ti amo Chiesa, prendi il mio corpo. Come noi qui celebrassimo l'Eucaristia, vuol dire: ti amo Chiesa, comunità, prendi questo mio corpo, te lo consegno, fai tu, continua a far questo in modo. Gli sposi sono nozze nelle nozze eucaristiche, ne sono un piccolo frammento, sono il ritornello qui sulla terra, per le strade, nelle case, dell'interminabile inno storia d'amore che Dio ha per l'umanità, che Cristo ha per la Chiesa. La nostra piccola luce, lumino, fiammifero, la nostra piccola luce di sposo o sposa, anche se affaticati, anche se tonficanti, mi raccomando, non nascondetevi dietro i vostri difetti o le vostre, come dire, parziali realizzazioni di coppia, perché no, noi non siamo chiamati. Non c'è coppia, anche se zoppa, se malata, se in difficoltà, che possa dire: noi non c'entriamo niente con Cristo. Perché è Cristo il primo che vive l'indissolubilità, è su di Lui che si fonda l'indissolubilità, che non è legata alla perfezione di coppia, siamo bravi, quindi Gesù è con noi. Ma proprio perché noi non siamo bravi, crediamo alla sua presenza in mezzo a noi. La nostra piccola luce è comunque indispensabile per realizzare qui sulla terra lo stupore del momento ardente, l'amore di un Dio, di un Gesù, che oggi sa nuovamente accendere questo fuoco, perché si veda la sua presenza e si sperimenti il suo calore.
sentite cosa dice la famiglia del Consorzio al numero 13, l'intima comunità di vita e di amore coniugale fondata dal Creatore viene elevata, assunta dentro la carità sponsale di Cristo. Noi due siamo dentro la carità sponsale di Cristo, di questo donarsi di Cristo con il suo corpo per noi. Vedo qui che non ho una citazione esatta, ma mi pare che sia ancora del familiare consorzio, il numero 57. L'Eucaristia è la fonte stessa del matrimonio cristiano. La fonte stessa del matrimonio cristiano. Qui nell'Eucaristia l'alleanza coniugale, la relazione d'amore degli sposi trova la radice dalla quale scaturisce, dalla quale interiormente è plasmata e dalla quale è continuamente vivificata. Volete sapere chi siete? Ginocchiati davanti all'Eucaristia. Qui troverete l'anima di fotografie, non di quando vi siete sposati, ma di come potete continuamente sposarvi in Cristo. Di quale orizzonte di nozze avete davanti a voi. Perciò il partecipare alla messa, l'andare a fare la comunione per voi sposi, assume un valore straordinario. Dire come coppia davanti a vostra santa, amen, come sposo, come sposa, significa dire come coppia, sì Gesù, abita il nostro amore, ti accogliamo nella nostra relazione, ci risposiamo, che sia il tuo donarti d'amore dentro il nostro donarci. E così mi pare giusto anche ricordarvi che nel momento dell'Eucaristia, quando fate la comunione insieme, voi vivete la più alta unità in assoluto che potete vivere come coppia. Voi non siete così uno neanche quando vi donate il corpo per amore. È subito capito, quando fate l'amore è un dono reciproco, totale, l'uno verso l'altro, pienezza di dono, abbraccio, godimento, ebbrezza, la gioia di dare, di dirti l'amore. Questo corpo carico d'amore diventa uno strumento per dirti quando ti amo, abbracciatissimi, unitissimi. Ma nel momento di questa altissima unità i due rimangono perfettamente distinti. Non è che la donna diventa un po' uomo e l'uomo diventa un po' donna, perfettamente distinti, anzi proprio nella perfetta unità, nella bellezza dell'unità, i due riscoprono ancora di più la propria identità di essere maschile, di essere femminile, bellezza di unità altissima. Quando fate la comunione non siete più due, in Gesù siete uno. In Gesù viene riconosciuto quell'amore altissimo, unico, che vi abita. Gesù vi fa uno. Nell'Eucaristia, quando fate la comunione, vi date un bacio più intenso di ogni altro bacio che vi scambiate nella vostra storia d'amore. E quel bacio è già nell'eternità, è già in Gesù. Non solo, ma il prendere consapevolezza di quella intimità in Gesù vi fa dire: ma quanto dobbiamo diventare grandi nell'amore dopo la comunione? Quanto devo dare ancora di amore a questa donna, a quest'uomo? Così nel momento in cui dite come coppia amen davanti alla Eucaristia. Allontanandosi poi dall'Eucaristia, uscendo di chiesa, gli sposi si devono rendere conto di essere sacramento, continuazione, visibilizzazione di quelle nozze. Voi siete chiamati a filo doppio da quell'Eucaristia, perché siete chiamati a dire cosa in giro per le strade del mondo? Corpo nato per amore, di chi? Di Cristo, pronto a morire per chiunque.
Per questo ha scelto solo il corpo dato per amore, perché chi è che spiega fuori di chiesa che è un Dio che è disposto a dare il corpo per amore? Chi lo spiega? Il prete? Che lo si sposa? Chi spiega quel Cristo fatto così, che dice non mi importa nulla di che faccia ho, anche se non ti riconosci, io sono qui per dirti il mio amore? Chi lo va a dire? Chi lo va a raccontare? E allora tu che hai vissuto, voi due che avete vissuto questa relazione d'amore in me, andate nella vostra relazione, con la vostra relazione, andate a dire che Dio è amore, che Cristo è pronto a morire per chiunque di voi, per chiunque incontrate, andate a dire, è la missione di evangelizzazione che è scritta dietro le porte di sposa, che è tutta da scoprire, tutta da mettere in atto. Si rendono conto di essere sacramento, continuazione, visibilizzazione, attualizzazione proprio di quell'amore lì speciale di Gesù che ama fino a donarsi totalmente della sua comunità. Ciò che Gesù ha detto personalmente, con la sua presenza specifica, così ti amo umanità, così ti amo Chiesa, ora vuol dire attraverso i corpi, ora lo vuole dire attraverso i corpi relazionati di tue sposte. È la traduzione 24 ore su 24, in carne umana, non in discorso, in carne umana di ciò che Gesù ha detto con la sua carne nell'ultima cena e continua a dirlo nell'Eucaristia. Voi siete esportazione, scusate il linguaggio banale, siete esportazione di amore eucaristico. Tutti, in casa vostra, per le strade, dove lavorate, esportatori autorizzati dell'amore eucaristico. Viene così tracciato il cammino di crescita degli sposi alla luce dell'Eucaristia. Sentite cosa dice la famiglia risposta sempre numero 13. L'amore coniugale cristiano raggiunge quella pienezza a cui è interiormente ordinata. Raramente lo si sa, raggiunge quella pienezza a cui è interiormente ordinato. Ma dove possiamo arrivare noi due nel volerci bene? Attento alla tentazione del demonio, che sapete, no, con quella donna lì dove arrivare, no, con quell'uomo lì, ma ti puoi immaginare se puoi puntare alla santità, demonio puro, estratto di malizia diabolica. Interiormente ordinato ad una pienezza. Parliamoci con sua felice. C'è una pienezza di amore, un di più, verso il quale tendere. L'amore coniugale, la carità coniugale, che è il voto proprio e specifico con cui gli sposi partecipano e sono chiamati a vivere e a dire la carità stessa di Cristo che si dona sulla croce, di Cristo che si dona nell'Eucaristia. Chiamati a dire quella carità. È una prospettiva d'amore dove non c'è più limite al perdere pur di dare l'amore infinito che Cristo ci vi ha messo nel cuore. Io vorrei vedere con gli occhi dell'anima l'orgoglio di qualcuno di amare in questo momento i difetti della moglie. Amare. Amo i difetti di mia moglie. Perché mi dà uno spazio, un lancio d'amore? Perché amo nell'amore di Cristo, amo con la forza dello Spirito, perché so quanto mi pesa. Ma divento capace di questo amore. Amo i difetti di mio marito. Perché voglio vivere questa dimensione. La prospettiva d'amore dove non c'è più limite a perdere, punti di amore infinito. Ho detto perdere perché non c'è amore più grande di chi perde la vita, perché l'amore è amare, non avere. L'Eucaristia è la via di quanto si può perdere pur di dire l'amore, la volontà di Dio. Fino al punto di non essere riconoscibili, di non essere degli non creduti. Vuoi sapere quando sei chiamato a perdere, puoi dire l'amore a tua moglie? Guarda l'Eucaristia. Dimmi che cosa Dio non ha perso pur di dire l'amore. Cosa Gesù non ha perso pur di dire l'amore.
la più alta per me, sa perché mi impressiona quelle persone, è il fatto di aver accettato perfino la non credibilità può di dire l'amore. Chi è che può credere? Guarda Gesù nell'Eucaristia, diresti che è Dio, prova, prova, io lo faccio spesso davanti a quel padre consacrato, dire tu sei Dio, e mi vengono i brividi perché mi viene rabbia, ma perché devi tutte così? Tu sei Dio, mi dite che cosa non ha perso? Il potere? Cosa può? Dipende tutto dagli altri, tutto. La sua forza è fragile come un frammento di pane. Il suo viso, guardatelo, vedete il volto di Gesù? È credibile? No. Pur di dire l'amore. Allora credo nell'amore che quell'ostia assume veramente tutte le dimensioni della divinità. E allora lì, anche come coppia di sposi, si capisce fino a che punto perdere quanto perdere. E così si apre lo scenario della missione, compito degli sposi di forza del sacramento, chiamato a riattualizzare l'amore di Gesù nell'Eucaristia. È grande lo stupore della gente davanti alla proposta di Gesù quando promette l'Eucaristia. E la reazione è questa: come può costui darci la sua carne da mangiare? Possiamo con tranquillità affermare che non si nutra nel mistero d'amore di Gesù, che dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, dimora in me e io in lui, chi mangia di me vivrà per me. Chi non si inoltra inoltre in questo mistero d'amore non arriverà certamente a cogliere l'anima più intima e profonda delle nozze cristiane, del proprio essere sposi che partecipano di quel tipo d'amore. Senza Eucaristia non troverete assolutamente, non avrete assolutamente la capacità di cogliere il mistero d'amore che è nascosto dentro le vostre nozze. Chi non entra nel linguaggio dell'Eucaristia non può entrare nel linguaggio del sacramento del matrimonio. A Don Lorenzo, io ho vissuto ancora una volta una profonda commozione e l'ho vista anche in alcuni volti, perché questo linguaggio nuovo, per tanti aspetti però profondamente vero, tocca le fibre più intime dell'animo nostro. Quindi grazie a Don Lorenzo di averci dato questo dono, questo momento così importante. Io suggerisco, se siete d'accordo, di fare subito delle domande a caldo, perché se facciamo un intervallo può darsi che ce la prendiamo. Quindi se qualcuno di voi vuole fare delle domande di maggiore approfondimento o non ha capito qualche concetto, ecco, venga qui davanti sul rampone e ponga queste domande. Quello che Lorenzo ha detto è stato filmato, poi chi è forse interessato ad avere copia del filmato, se vuole dare i codici bambini che sono qui davanti, i quali prenderanno nota e provvederanno a farlo loro. Nel frattempo esprimo ringraziamento anche ai frati di Santa Maria che ci hanno accolto in questa sala, perché siamo abbastanza numerosi, quindi si faccia un portavoce presso i loro superiori la nostra gratitudine. Ecco, allora venite avanti man mano e fate le domande a Lorenzo, così lui prende nota e può rispondervi con certa calma. Marco, e ti ringrazio infinitamente di questo spazio che ci hai concesso, di questo linguaggio
e delle vertigini che hai creato parlando dell'Eucaristia e di questa alleanza tra l'Eucaristia e il sacramento del matrimonio. E di questa possibilità reale, concreta, di poter diventare uno con Dio nel sacramento del matrimonio, questo vertice di ogni esperienza cristiana. E qui io porto nel cuore con una ferita, sono anni che lavoro con la realtà dei separati e divorziati. Adesso non vorrei entrare sul tema delle separazioni, del discorso di chi può farlo, è ben chiaro, questo. Volevo chiedervi solamente questo. C'è un altro modo per realizzare questa unità, perché il grido che tante volte arriva, appunto, che non è solamente rivendicazione, ma anche proprio la consapevolezza che di quello che si è perso, proprio questa vertigine di cui tu ci parli, nasce poi quando non è più fruibile. Allora il Signore e la Chiesa continua per questi fratelli a parlare ancora che è possibile questa comunione. Non in questa forma, è possibile un'intimità profonda, radicale, di santificazione, di salvezza con Dio. Se potevi, partendo dall'Eucaristia, da questa sponsorità, ridirci ovviamente a loro, che sono famiglie ferite e affamate di comunione, percorsi per poter camminare in questa strada. Grazie. Davanti alla responsabilità in ordine ai matrimoni che ci abbiamo. E non si vuole aspettare. Cioè voi trovate un'infinità di diocesi che stanno attuando iniziative per i divorziati, i sposati, ma quelle stesse diocesi non cambiano modo di preparare i fidanzati al matrimonio. Abbiamo la produzione, la fabbrica delle sofferenze coniugali e diciamo, ma noi facciamo qualcosa per i feriti. Ma come? Sei la fabbrica delle... Dobbiamo veramente, drammaticamente dircelo. E purtroppo non siamo capaci come diocesi di prendere delle decisioni concrete. Allunghiamo, stiriamo il corso, lo facciamo, lo giriamo. Certo, ci sono per grazie di Dio delle belle iniziative in giro per l'Italia che cominciano a dire seriamente quello che bisogna fare. Ma va detto che noi abbiamo una responsabilità in questa situazione. Io ho trovato scritto per ora solo in una lettera del cardinale Tamanzi, lettera dei divorziati e sposati, di una decina d'anni fa, la prima volta che io ho visto in una pubblica lettera un vescovo che dice dobbiamo anche noi riconoscere la nostra responsabilità. Cioè non possiamo lavarci le mani dicendo ma noi facciamo qualcosa per i divorziati e sposati. Ma cosa fai perché non si divorziano, non si dividano? Poi non c'è assolutamente una pastorale di accompagnamento dei fidanzati,
non c'è assolutamente la conoscenza della grazia sacramentale. Allora, lo dobbiamo dire candidamente tra di noi, senza Cristo non c'è salvezza del matrimonio. Se voi trovate qualcun altro che salva i matrimoni, ditemelo, perché serve anche a me. Ma senza Gesù non c'è salvezza, non c'è pienezza di vita per le coppie. Ci siamo? Fatta questa premessa, noi però comunque dobbiamo assumerci la responsabilità anche nei confronti di queste persone che vivono ferite. Allora, davanti a queste, accanto all'aiuto, c'è anche il fatto di porsi davanti all'Eucaristia. Io qui ti dico quello che pensa la Chiesa, e che io condivido, anche se ci sono preti che si sono permessi di superare il magistero, di dare autorizzazioni. È il fatto della non comunione. Però purtroppo noi sappiamo solo, non so come dire la parte più meno significativa. È vero che loro lo respirano, perché sembra che la prima cosa è la non comunione. Però in realtà la cosa bella è che noi a loro dobbiamo proporre un cammino di pienezza anche spirituale, un cammino di salvezza. C'è una porta di misericordia, una porta di crescita, una porta per stare dentro la Chiesa. E questo ci dimentichiamo di farlo. C'è un percorso di salvezza, noi non sappiamo come, ma c'è un percorso di salvezza, anche perché ha tradito la moglie e ha dato un altro. Certo che la prima sarà a dire: ma quanto è come ricomponibile la tua vita di coppia? Ma io non posso dire tu sei dannato, nessuno può dire. Quindi se non sei dannato c'è una possibilità, una strada di salvezza. Quale? Sono chiamato a mostrare questa strada di salvezza, non solo, ma anche a rendere condivisibili con altre strade di salvezza. Adesso vuoi mettere fino a un attimo di tempo proprio di trovare il modo di fare una specie di weekend, un seminario per divorziati e risposati, e un seminario che avrà questo titolo: Porta di Speranza. Io sono chiamato a dire che Dio accoglie, non posso dire un Dio diverso. Certo che il Dio che non, come dire, è anche giusto e sa vedere se tu hai peccato, devi riconoscere il peccato. Ma c'è uno spazio di crescita straordinario. C'è una pubblicazione che potreste andare a vedere, c'è un bel capitolo su questo argomento qui, sotto il profilo teologico pastorale, in una pubblicazione che è uscita neanche un anno fa, è L'Anello Perduto, però non mi ricordo l'editore, dove va affrontato bene, secondo me, questo tipo di argomento. Perché noi dobbiamo portarli all'esercizio della parola, l'ascolto della parola, nutrirsi della parola. Nutrirsi della vita in comunità che noi non sappiamo dare, ma anche così sappiamo smascherare le false fame dell'Eucaristia. Le chiamo così perché già qualcuno più studiato di me circa questi argomenti, penso a Muraro a Vittorino, ha detto chiaramente, ma chi fa i parroci può confermarlo, molto spesso dietro il desiderio di comunione c'è soltanto dire: bene o male, ho partecipato alla comunione di mio figlio. C'è il discorso di una reintegrazione di ordine socio-religioso. Ma io sto adesso con alcune coppie, come ho visto di quel lavoro, dicevo, sto con alcune coppie tentando di accompagnarle a scoprire la bellezza dell'incontro con Gesù, pur vivendo una situazione di separati e di sposati. Ho in particolare in mente un giovane al quale ho detto: guarda, la Chiesa dice così, così perché? Perché nel momento in cui si desse la comunione ai risposati significherebbe che è uguale. Sposarsi e separarsi è uguale, non tenere qui tanto a fare distinzioni, ma è matrimonio di riparazione, sì. Possiamo dirlo però concretamente nella mentalità, nel senso puro del popolo di Dio, significa sposarsi, divorziare e risposarsi è la stessa cosa. Quindi la non comunione è un annuncio molto preciso che ha i suoi fondamenti teologici. A lui ho suggerito, dico: tu cerchi Dio, tu lo cerchi veramente, Signore. Allora comincia a nutrirsi della parola. Tu cerchi veramente, tu soffri quando vieni in chiesa a fare la comunione e vedi gli altri quando fare la comunione. Bene, comincia a fare la comunione di desiderio. Ti desidero, Signore.
Io non posso riceverti perché la Chiesa ha stabilito queste leggi per essere annuncio e difesa del matrimonio, del quale io stesso so il valore. Ma voglio vedere, voglio riceverti. E lo osservavo una delle ultime volte in chiesa, notate che noi le comunioni durano 5-7 minuti, anche se siamo in 7-8 festivali eucaristici. E lo vedevo lì nei primi banchi, inginocchiato, capo ripiegato durante tutto il tempo della comunione, in una intimità con il Signore, che mi metteva in preghiera. Perché vuol dire educarsi. E probabilmente questo incontro al Signore, tutti tanti fa la comunione. Questo è fatto. Quindi c'è un mondo, una strada preziosa per la quale possono incamminarsi. Poi, ma qui dovremmo ragionare ad alti vertici, poi andrebbe affrontato in modo diverso tutto il discorso del tribunale ecclesiastico. E lì io non ho voce, non ho autorità, ma lo Spirito Santo provvederà. Cioè effettivamente noi potremmo verificare più seriamente la modalità con cui vengono trattate in tribunale le dichiarazioni di nullità, perché ci potrebbero essere procedimenti totalmente diversi, molto più semplici, perché talora effettivamente diventa una cosa pesantissima. Dovremmo verificare quanto e come è ancora ipotizzabile il tenere unito un matrimonio religioso, un matrimonio civile. Perché oggi io prego e sono obbligato a dare il sacramento del matrimonio a chiunque è battezzato con la Chiesa. Sono obbligato, non posso fare niente. Posso dirgli ma in corso, ma allungalo, ma fai, ma non posso. Quindi siamo anche privati della possibilità di un discernimento che abbia delle conseguenze. Queste cose sono più grandi ancora di noi e vanno effettivamente affrontate. E l'ultimo è come la comunità cristiana gestisce queste cose, gestisce queste presenze che sono sempre più numerose all'interno delle nostre parrocchie. Quindi a parer mio tanto bisogna essere fedeli e precisi con questi casi qua, quanto altrettanto accoglienti, propositivi, capaci di camminare con loro, di portare all'incontro con il Signore. Per me che ho vissuto a Santa Maria degli Angeli, dove era un'unica parrocchia, parlare di Foligno come tante unità pastorali, dove personalmente con mio marito, non so con quanto veramente senso di responsabilità e con quanta veramente coscienza di essere testimoni per i ragazzi che con noi fanno la preparazione al matrimonio. Preferisco guardarla perché veramente quello che cerco di confidare è tanto difficile. Allora io mi domando, lei adesso ha parlato di Eucaristia finora, no? Io vedo, ho visto tanti volti di tanti amici che sicuramente come me credono realmente in questa unità. Noi ci ritroviamo molte volte insieme a vivere proprio questa unità. Non vorrei sminuire questa cosa, ma molte volte quando ci incontriamo diciamo, no?
facciamo la festa e ce la vogliamo. Effettivamente ce la vogliamo davvero. Allora io mi dico, che cos'è che ci fa avere paura? Io a volte, cioè, devo provare vergogna se voglio esprimere un pensiero alto ai ragazzi che fanno la preparazione al matrimonio. Io se guardo lei, non penso che lei ha avuto difficoltà a esprimere questo a me. Allora io dico, perché ci riduciamo a parlare, veramente con tutto rispetto ai psicologi che ci sono qui, a parlare di tanta psicologia e tutto quanto, quanto a non dire veramente quello che noi sposi sentiamo. Ecco, lo dico veramente con il tremore delle labbra, ma proprio perché chi vive questa spiritualità a volte, io le dico onestamente, viene anche negata questa possibilità. E un'ultima cosa, parlando proprio dell'Eucaristia, ci è capitato il 5 marzo, il nostro vescovo Gualtiero Sigismondi a Foligno ha fatto come ogni primo venerdì di Quaresima o di Avvento, una catechesi con l'adorazione. Sono stati 20 minuti, forse anche più, di adorazione, che chi sa il senso veramente di trovarsi davanti all'Eucaristia sa quello che vuol dire. Però noi abbiamo invitato i ragazzi nel corso di preparazione al matrimonio che non sapevano nemmeno che senso, non quello che si faceva, ma che senso aveva quello che stava facendo. Grazie. Terminando dalla stia, volevo chiedere, c'è una domanda un po' ad ampio raggio, però Lorenzo ci dà quello che può fare. Hai parlato della nunzialità, attualmente inserita all'interno del Ministero di Cristo, del Ministero Eucaristico. Allora vorrei un riferimento sul rapporto con il celibato e la vita religiosa, un accenno. Anche per capire noi nella scala dove stiamo. Grazie di questa domanda. Più volte mentre parlavo ero tentato, durante la lezione precedente, ero tentato di dire i vergini la vivono così, i vergini vivono così, tant'è che questo mio testo scritto a mano, ogni tanto in verde ho messo per distinguere proprio quello che i vergini sotto quel profilo vivono, e però volutamente l'ho saltato proprio per andare direttamente agli sposi. Allora, proprio in modo molto sintetico, così capite non solo come va colta questa preziosa domanda, ma anche come prospettare le risposte. Tutti nasciamo per sposarci. Cioè, il matrimonio chiama, scusate, il corpo uomo-donna chiama nozze. Se uno è maschio chiama femmina, se una femmina chiama maschio, non è che stiamo intanto. Siamo fatti per una coniugazione, una congiunzione. E la sponsalità, poi va subito detto che la nostra sponsalità non è riducibile al fatto della identità genitale, ma al fatto di una distinzione del maschile e del femminile, di Dio, che nel dire la distinzione da non cancellare vuol far godere all'uomo donna la bellezza dell'unità. Questo ho già parlato parecchio in giro per l'Italia, ma bisogna suonare la sveglia. Attenzione alla cultura diabolica dell'unisex, perché quella mina alla base la possibilità di vita lunga delle coppie di sposi. Una non identità di maschile e femminile non può produrre durata di vita di coppia. Cioè, se l'incontro uomo-donna, sposo-sposa, è legato unicamente alla dimensione corporea e fisica, ma non alla bellezza del maschile e alla bellezza del femminile,
Quella unità dura tanto quanto si mantiene viva la dimensione affettiva sessuale. È il matrimonio di un maschile e di un femminile, non di un sesso maschile e di un sesso femminile. E noi sappiamo che la donna è 100% diversa dal maschile, 100% diverso. Dentro questa diversità c'è l'espressione anche genitale, ma l'incontro è chiamato ad essere nella pienezza del maschile e nella pienezza del femminile. Cioè, se io scopro la pienezza dell'anima di mia moglie, avrò un matrimonio più duro. Se sposo l'anima di mia moglie, non solo il corpo. Se no, a 50 anni vado in cerca di un'altra. E sposare l'anima vuol dire avere educato al maschile e femminile, mentre noi oggi educhiamo alla sessualità. Quando va bene, benissimo, educhiamo all'amore, ma oggi non è più sufficiente nella quale cultura educare alla sessualità, educare all'amore. Dobbiamo educare al maschile e femminile, che non coincide con l'educare a ruoli, intendiamoci bene. I maschi fanno così, i maschi, non so, vanno a caccia e le donne fanno cucina. Ecco, non è questione di ruoli, chi fa da mangiare, chi non fa da mangiare, è questione di anima, di sensibilità, perché la donna ha un modo di vedere le cose. Come vede una donna senza sala qui? Facessimo un esempio, ci accorgeremo subito che una donna lo vede diversamente da un maschio. Perché è questa anima che va sposata. Quindi dobbiamo pensare a questo fatto, che noi siamo fatti per sposare. Per sposare. Siamo fatti, usiamo già un termine più tecnico, siamo fatti per vivere una reciprocità totalizzante. Capite questa parola? Reciprocità totalizzante. Io sono fatto, la mia vocazione è a vivere l'incontro con qualcuno con il quale mi comprometto radicalmente, perché compromettendomi radicalmente divento capace di dono totale di me, perché la mia realizzazione è essere totalmente donato. Il figlio è tutto per il padre, non vede altro che il padre, ascolta il padre, fa quello che dice il padre, fa quello che vede il padre è legato per figlio, è solo per figlio, la totalità del figlio è protesa al padre, la totalità del padre è protesa al figlio, e questa reciprocità è una persona che è lo Spirito Santo. Per vivere la mia pienezza di identità umana, fatta immagine e somiglianza, sono chiamato ad essere totalmente profeso dentro una reciprocità che, coinvolgendomi totalmente, mi fa diventare me stesso. Ci siamo? Tutti fatti per questa reciprocità totalmente coinvolgente. Il paradigma di questa totalità coinvolgente qual è? Uomo-donna, sposo-sposa. Il Papa Ratzinger chiama questo il prototipo, l'archetipo, lo chiamo esattamente, usa questa parola, il numero 2 di Deus Caritas Est, l'archetipo di tutte le relazioni.